Anche in Basilicata il mondo della stampa in 3D si mobilita per sostenere con le proprie conoscenze chi è in prima linea nell'emergenza. In arrivo aiuti concreti per gli operatori della 118, l'inviato Antonio Coronato. Entro pochi giorni 500 di questi face shield, scudi protettivi per il volto, saranno consegnati agli operatori del 118 di Basilicata. Li stanno realizzando, ciascuno a casa propria, circa 40 partecipanti a un'iniziativa di fabbricazione digitale diffusa o smart production in stampa 3D, che unisce le competenze di associazioni, start-up, programmatori e ingegneri. È costituito da un pezzo stampato in 3D che in realtà si può anche autocostruire con delle grucce da lavanderia, il fil di ferro, e un foglio di PVC in formato A3 e A4. Poi va forato semplicemente con una foratrice per i quaderni ad anelli. Il gruppo segue protocolli sanitari rigidi e concordati. Sì, con un'equipe medica che valida le nostre sperimentazioni e ci indirizza, cioè dà delle linee guida rispetto agli sviluppi, i materiali da utilizzare, le best practice da tenere presente quando stampiamo il pezzo. C'è poi il supporto della Protezione Civile per la logistica, consegna di materiali e distribuzione del prodotto finito. Un aiuto concreto, gratuito e per nulla improvvisato, nato dalle idee condivise da appassionati lucani, campani e pugliesi riuniti nel network Officine Mediterranee, un Fab Lab diffuso attivo da 5 anni. Lo scudo è la prima produzione avviata per l'emergenza, ma i progetti in fase di sviluppo sono innumerevoli, dalle valvole Charlotte, che trasformano particolari maschere da sub in respiratori per i pazienti Covid, a un ventilatore meccanico a pressione. Finora si tratta solo di esperimenti. Noi siamo il piano C, cioè là dove non è arrivato il governo con le forniture, lì dove neanche una richiesta d'aiuto secondaria ha avuto seguito, noi siamo l'ultima spiaggia. La speranza è che l'emergenza rientri e non sia necessario ricorrere al loro ingegno, ma se dovesse servire, i ragazzi del Fab Lab sono pronti a offrire nella lotta al coronavirus le loro armi migliori, competenza e condivisione.